detto, guarda, guarda, che, Fede, guarda che il nostro futuro è questo. Non è malato. Il nostro futuro sarà questo. Non è malato, grazie. Non è malato. Non è malato. Ma finirò lì, sì, il prossimo anno, se vendo casa di lavoro, per salvarmi, se il referendum non risolve la questione, è un grande dramma. Se gli emigrati prendono più di noi, stanno fuori, noi dovremmo andare dentro lì, non penso sia questo il futuro. Immigra era immigra. Infatti, ma di qua stavo pensando di andare in Marocco e tornare su con un barcone. Grazie a tutti ragazzi. Questi qua vanno in albergo 5 stelle. Ascolta, dov'è Tele Lombardia che mi ha chiesto qualcosa? Se le porta al Vaticano, dentro è grosso. Prendata. Vabbè, noi siamo a posto? Perfetto. Va bene. Per la 7 devo fare una cosa particolare. Adesso è invalido. C'è polmoni. Vengo da Mentana alle 9 e tre quarti. Tu ci sei? Va bene. Se vuoi ti faccio vedere in diretta. No, caldo della Credo, ci mancherebbe. Vediamo anche lui domenica. Guarda che viene lui domenica sera. In Bellerio? Niente, la lunga notte. Giffa, com'è sta fine camper? Guarda, inquadra. Inquadra. Meno 6 kg. Renzi tanto ha lavorato, ha ingrassato che sembra un porcellino. Qua meno 6, non voglio polemizzare, però c'è chi ha corso e c'è chi ha sorriso come un piacione, quindi lui è ingrassato e io sono dimagrito. Tappe particolari quelle del camper. Ah, stupendo, qui abbiamo fatto. Non so se è servito musicalmente al Crippa ad apprezzare Luigi Tenco e Ivan Graziani, però almeno se è servito a questo sono contento. E poi ho incontrato una marea di gente stupenda, tanto che lo do in anteprima a te e ai ragazzi che ci lavorano, martedì si riparte. Martedì si riparte e si rigira tutta l'Italia che non si è riusciti a beccare negli scorsi 15 giorni. Tappe non di lusso, siamo stati un po' ovunque, anche poco lusso, ma ho scoperto posti stupendi. Cortona, ma l'Italia ha delle bellezze. Loco Rotondo, Battipaglia, quei paesini friulani con quel vino commovente, dei posti dove devo. Montecatini Terme, lì devo tornare una quindicina di giorni per ripigliare. Torino un po' meno, però. A Torino ci voglio tornare, il più grande campo rom d'Europa, nella Torino di Fassino e Chiamparino, un bel primato come Italia offriamo in alcune città governate dalla sinistra. Ecco, se devo fare un pensiero particolare è alla città di Padova, che è una delle città più belle che ho visitato, amministrate coi piedi da una sinistra che spero vada a casa. Perché l'accoglienza è stata ottima, anche che sono città di sinistra come Genova. Bellissimo, siamo andati anche lì nella Genova dei campi rom, nella Genica dei quartieri popolari, nella Genova del centro culturale islamico, e hanno voglia di Lega, forse anche come ultima spiaggia, e vedremo di essere un'ultima spiaggia che non delude. E questa è la cosa degna. È una struttura bella rispetto a qualche anno fa, c'erano enormi camerate anonime, adesso ci sono camere singole, ho visto quelle delle donne con docce al piano, con la biblioteca, con la sala musica, con i giornali a disposizione. È bello e ne sono orgoglioso che Milano metta a disposizione questo. Non è bello che ci siano, che transitino da questa struttura 500 italiani ogni anno che meriterebbero altra attenzione. Riprendi. Leo, la gente qui vuole anche due parole per loro, se delle digi per quelli che sono venuti qua a seguire. Siete venuti apposta a parliamo così. Leo del Gay Pride, allora. Noi abbiamo deciso di sostenere un'iniziativa importante. No. Cambiamo argomento, esatto. Vuoi il megafono? No. No, beh, magari però sono. Dove sono? Lo fai un selfie? Te che mi fa la foto, ma la... Lui, Max, fai. Vai. Dai un significato al tuo essere capogruppo. No, ma mi sembra giusto, il capogruppo deve fare le foto, se no? Che cazzo di capogruppo è? Prova a guardare. Prova a guardare. Adesso fagliela tu. Alice già. Ciao, grazie. Matteo. Adesso andiamo al campo. Posso fare anch'io? Te ne ho fatte due, vai. Andiamo a fare una foto di gruppo vicino dal camper, dai. Vieni della fessa, ma mi singolo. Vai. Non sbagliare camper. No, vieni qua che me la scatta. Lui, qua. Sì, lui. Faccio io. Ormai... Dici questi qua, fa una cabina telefonica. Sono questi che l'hanno in 5, l'ho domani in Italia. C'è anche il frigo. Questo qui non ce l'ha su, ne abbiamo due in Italia. Il direttore generale di commercio dell'Eligeio. Questo qua,
Urne vuol dire revisione. Stasera sono la Tele Lombardia, se posso. Dai, Esodati, dai che bella foto, dai. Esodati. Forza, assunta che Salvini. Dai. Le donne Esodati. Ci sono anche le donne. Vai. Piazzati. Adesso vado al campo, adesso vado al campo. Vieni qua. Aspetta, Ale, aspetta, me ne fai una, che me la tengo sul comodino, va di fianco a quella del Milan, mi tengo la foto con gli esultati. Valida, Dre. Siamo 8 passi indietro, vai. Per andare più indietro, grazie. Facciamo un passo indietro? Sì, vuoi. Comunque io ricorrerò a tenere del Milan, ma non per il momento. Ah, grazie, Matteo. A me basta che compri qualcuno, che compri. Ale, ci sei? Matto. Barbara, spostati, Barbara, che c'è il Moro che non riesce a fotografare. Ah, è perché è basso, è nano, cazzo. Tu guardi in basso perché se vuole sono... Io non guardo mai in basso, guarda in alto. Guarda in alto. Alessandra, alzati. Ale. Oh. Andiamo a fare due foto al camper? Sì, sì. Salvini. Bueno. Ciao. Dall'altra parte del camper, almeno più bello. Sì, sì. Lo facciamo salutare. Vai, a favore in due. Qua ne due, però. Scusate. Non devo spostare. Traffico. Siamo più indietro. Possiamo stare a una distanza di 20-30 metri. Il mio caro, davvero. Ormai è, fa parte di me. Dai. Modello, vai. No, non salite a vedere. Aspetta, Matteo. Il video. Ah, vabbè. Qua, Matteo. Penso che non sia. Non perdere cose. Vabbè. Devo risalire. Chiudi. Arrivo. Si sta truccando. Si trucca. Se sentiamo Ale che costa di versi. Devo qualche scendere. Leo. Io mi risposi. Secondo me sicuramente. Leo. Ecco. Bravo. Come sei spontaneo. Number one. E si gira sempre. Faccio vedere. Aspetta. Ale sta la perla. La perla. Di cosa regalano i militanti della Lega per dirvi struzzo. Che gente strana è? Sì. Uovo di struzzo. Uovo di struzzo. Ah, che roba. Un uovo di struzzo. Vengo lì a far mettere la... No, sul camper non no, si può. No, ferra chi? Ferra. La mettici a ferro, fa niente. Dai, no, rispondi alla mamma. In diretta, mia mamma è valida, vieni qua. E passami la mamma, dai. Vieni. Basta. Che piange, poverina, sentila. Signora? È caduta, adesso c'è il è caduta. No, 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 un attimo. Invalida, te la faccio vedere in live adesso. Mamma mia, due lettere. Sta il giubbino con cui abbiamo venduto il Davide ieri a Firenze. E caschetto. Vi faccio sentire mia mamma che è invalida al 100% cieca in casa, che vuole sentire Salvini. Mamma, guarda che c'è Salvini, ti vuole parlare. Senti. Signora, signora, un abbraccio. C'è. Sono il Salvini, signora, sono qua col suo figliolo, quello piccolino, magro, basso. Sì, sì. Dimmi. Lo so, ma starai meglio, stai tranquilla. Adesso vieni a casa, ti porta un uovo di struzzo e stai meglio, sicuro. Dai, un abbraccio. Dai, va. Mamma, vai davanti alla telecamera che ti faccio vedere, vai a sederti sul divano. No, un attimo. Ti fa vedere mia mamma. No, io devo andare
Igor. 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 Questa è tecnologia LG, A che ora facciamo in Via Dante? Noi siamo alle 6. Guarda, dove un quarto passo in Via Dante. Mia mamma, saluta, guarda dov'è, poverina. Mio padre c'ha l'ossigeno 24 ore. Cioè, ma tu c'hai il collegamento popola. Video con la casa? Certo, a casa mia live, audio e video. Cazzo, ma sei troppo avanti, Io lavoro all'LG, scusa, Italia. Vabbè. Ciao ragazzi, devo andare. Matteo, domani. Ciao a tutti. In diretta su Sì. Aspetta. Quando ti. Allora, l'imperatore, ciao. Sono io che te l'ho inventato. Ti hanno detto il capitano, che cazzo di capitano? No, va bene, il capitano, Franco Baresi, come Franco Baresi. Lascia sta Franco Baresi. Poi cosa facciamo? Ci vediamo in Via Dante col camper? Sì. Noi arriviamo lì, proprio in Via Dante con il camper. Non riesci a entrare in Via Dante col camper. Mi sa che devi firmare un Cairoli o un Corduso, non entra in Via Dante. Perché? Okay. Non entra? Non ci fa entrare. No, non ti fanno entrare. No, è pieno di roba. Non ti fanno entrare. Vabbè, ci vediamo lì, sei un quarto, sei e mezzo, sono lì. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Grazie, grazie. Ci passa proprio. Le ultime borsine cosa facciamo? Guarda che ha messo tutto. Vediamo in Via Dante. Dopo 25 ci viene a saltare in sezione d'Arsenal. No. È ancora la tua, lo so che è ancora la tua. Ci ha messo la macchina, sì. No, senza campo. C'è, va bene. Matteo! Salvini! Vai, Comune Milano. Ciao! Allora, guarda, scusa. Tu rientri in Bellerio? Sì. Hai un posto? Sì. Sei un posto, ti ringrazio. Sì.